Ministro, solo una battuta sui consigli sciolti. In occasione della firma da parte del ministro dell'interno Marco Minniti del registro della cittadinanza consapevole, fortemente voluto dall'ex presidente della commissione regionale pari opportunità, avvocato Giovanna Cusumano, e da procura e prefettura di Reggio Calabria, a palazzo del governo c'erano parecchi studenti e molti tra i 51 sindaci del Reggino, nei giorni scorsi autori di una missiva al titolare del Viminale per protestare contro i troppi scioglimenti a loro avviso per infiltrazioni mafiose di comuni soltanto calabresi contenute nelle ultime decretazioni di Palazzo Chigi. C'è da fare una battaglia anche di carattere culturale. La battaglia di carattere culturale significa esattamente questo: noi dobbiamo comprendere perfettamente che le mafie trasmettono non valori, ma valori negativi. La mafia si può battere, ha ribadito il membro reggino del governo Gentiloni nel sottoscrivere il registro, lanciato con la campagna Una firma contro l'Andrangheta. E stavolta ha aggiunto, con membri di caratura criminale assoluta come Totò Riina morti in carcere, non è più una petizione di principio, come quando affermavano la stessa cosa Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non si può perseguitare, non si può uccidere, non si può spargere sangue nel nome di Dio. Non c'è nessuna possibilità di trovare una giustificazione all'oppressione nei confronti dell'altro. E le mani sono uno strumento di oppressione. Chiunque firma pensi come se stesse giurando per un'altra volta. È chiaro. E se qualcuno ha dei dubbi, si può anche all'ultimo minuto non firmare, non è obbligatorio. L'importante è che chi firma sappia che sta giurando. Mario Meliadò per la CNews 24. Noi restiamo fiduciosi anche perché se da qui a qualche settimana non avremo risposta, reiteriamo la nostra istanza. Siamo 51 sindaci convinti, su 85 sindaci attualmente in carica, convinti che la normativa attualmente non vada bene. Noi riteniamo, vista una storia di circa 26, quasi 27 anni, in cui le relazioni per lo scioglimento spesso sono quasi dei duplicati, qualche volta hanno degli errori importanti in cui si citano fatti non esistenti e però nonostante ciò il comune rimane sciolto per i 24 mesi, perché sappiamo che sono 18 più 6 mesi, 24 mesi con dei commissari prefettizi che sono dei servitori dello Stato anche loro, ma che non hanno la stessa dedizione dei sindaci. Perché lei oggi non ha firmato, non ha apposto la sua firma sul registro anti-ndrangheta? Sono convinto che il giuramento che ho fatto quando sono stato eletto circa un anno e mezzo fa al comune di Rogudi, che è un giuramento di lealtà allo Stato, un giuramento di lealtà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi dello Stato, sia non solo ampiamente sufficiente, ma sia di grado superiore e omnicomprensivo di questa azione che assume per me un po' la figura del proclama e quindi un'azione che appunto serve più ad apparire che a fare. Anche gli assessori coinvolti nella mercificazione dei voti che avrebbe caratterizzato la campagna elettorale del 2015. Il decreto di scioglimento del comune di Lamezia Terme, che affianca oltre alla già nota relazione prodotta dal ministro dell'interno Marco Minniti, quella del prefetto di Catanzaro Luisa Latella, getta nuove pesanti ombre sull'amministrazione guidata dall'ex sindaco Paolo Mascaro. La sequenza di dimissioni che ha caratterizzato l'operato del comune sarebbe servita, si legge, solo a mantenere una facciata di perbenismo, mentre per quanto riguarda il ruolo di Mascaro, sindaco e allo stesso tempo difensore delle cosche, nella relazione del prefetto viene svelato il clan difeso dal primo cittadino in un processo in cui l'ente sarebbe stato parte civile, quello degli Iannazzo. Grave il quadro disegnato dalla Latella in merito poi alle determine dirigenziali, con una diffusa casistica di illegittimità ed illeciti che potrebbero avere rilevanza penale. Una mala gestio che, secondo Latella, sarebbe ampiamente ravvisabile nella vicenda dell'affidamento del verde pubblico, degli appalti e dei beni confiscati. Latella parla di un filo rosso che collegherebbe tre scioglimenti del comune. In sostanza, dal 1991 ad oggi, tramite un ricambio generazionale, sarebbero presenti a via Perugini gli stessi elementi di disturbo e di infiltrazione. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Io non sono contrario certamente al meccanismo dello scioglimento dei consigli comunali. Ne faccio una questione di concretezza e di autorità delle ragioni,
poste a fondamento di un provvedimento così grave, implicante una sospensione delle regole democratiche nei comuni. Alla gravità della sanzione dovrebbe corrispondere una gravità vera e concreta della realtà fattuale, e cioè bisognerebbe individuare i momenti di vera e accertata collusione e momenti di accertato asservimento delle istituzioni amministrative rispetto alla criminalità organizzata. Quindi a gravità di sanzione dovrebbe corrispondere una gravità di una piattaforma probatoria che induce allo scioglimento di un'amministrazione comunale democraticamente eletta. Ancora più grave è la lettura di alcune motivazioni propedeutiche allo scioglimento, laddove addirittura si segnala che un qualsiasi amministratore, uno, in questo caso mi riferisco alla Lamezia Terme, ben individuato, professionista, avvocato, sarebbe additato a sospetto di collusione perché nello svolgere il mandato di sindaco di una città importante come Lamezia Terme avrebbe proseguito nell'attività professionale. Questo lo trovo veramente assurdo e inaccettabile, perché viola evidentemente qualsiasi principio costituzionale posto a garantire la libertà dei cittadini e soprattutto i diritti della difesa, ma questo è altro discorso. La massoneria deviata è il vero cervello dell''Ndrangheta. Sono queste le parole con cui il pentito Consolato Villani ha dipinto questa mattina il livello più alto della criminalità organizzata calabrese, parlando del ruolo rivestito da Rocco Santo Filippone, accusato di essere il mandante, insieme al boss Giuseppe Graviano, degli attacchi ai carabinieri. Secondo Villani il vero potere ce l'ha l''ndranghetista massone. Se sei solo mafioso, ha spiegato, hai un potere a metà. Villani ha poi fatto i nomi di quelli che, per quanto a sua conoscenza, sono i più importanti massomafiosi di Reggio Calabria. Sono quelli di Paolo Romeo e Giorgio De Stefano che, secondo il pentito, sarebbero stati in grado di aggiustare i processi tanto a Reggio Calabria quanto in Cassazione. Un livello altissimo di 'ndrangheta nel quale Villani ha collocato anche Rocco Santo Filippone, paragonandolo a Pasquale Condello il Supremo. Filippone, ha riferito il collaboratore, ha cresciuto i piromalli e non sarebbe stato toccato da indagini nel corso degli anni proprio in virtù di quelle entrature su cui poteva contare anche all'interno delle istituzioni. Consolato Minniti per la CNews 24. Dopo Santa Maria del Cedro e Scalea Tortora, proseguono le assemblee itineranti in vista della costituzione del presidio di Libera contro tutte le mafie anche nell'Alto Tirreno della provincia di Cosenza. Nella tappa tortorese, a fianco di Don Ennio Stamile, referente calabrese dell'associazione fondata da Don Luigi Ciotti, anche il responsabile della protezione civile della regione, Carlo Tanzi. Prima che entrassi in protezione civile facevo parte di Libera, attivamente. Abbiamo fatto delle denunce con Libera, voglio ricordare la denuncia sulla frana della Multisala e tante altre denunce sulla zona di Corigliano, Rossano ed altro, su tanti abusi edilizi. E oggi mi sento a casa, perché la protezione civile non deve intervenire solo durante l'emergenza, no? Ma deve fare anche cultura della prevenzione. E credo che la cosa migliore, perché se la gente capisce che è facile aggirare le leggi degli uomini, però è impossibile aggirare quelle della natura, prima o poi la natura si riprende gli spazi che le appartengono. Quindi se noi costruiamo una casa in un fiume, noi non dobbiamo dormire tranquilli, perché il fiume ha la sua proprietà che prima o poi si riprende. Così come non è il terremoto che uccide, ma sono le case che sono costruite male, che crollano ed uccidono. Semplicemente chiediamo alle persone che si vogliono impegnare in questo presidio di formarsi, perché fare antimafia non si improvvisa, così come non si improvvisa la politica. Allora, per non essere trascinati da opinioni o da emozioni del momento, occorre formarsi, occorre conoscere, occorre comprendere qual è il tipo di impegno verso il quale siamo chiamati. Sono chiamati coloro che vogliono, intendono realmente fare antimafia e non un'antimafia di facciata. Da Tortora per la CNews 24.
gente che ha l'entusiasmo e la voglia e il desiderio di ritrovarsi in un contenitore come quello di Forza Italia, che è baricentrico, in un centrodestra assolutamente oramai ritrovato e rinnovato, assieme anche alle altre sigle, e che quindi io ho avuto un attimino un po' l'idea, assieme al coordinamento regionale, ringrazio la Iole Santelli, Roberto Occhiuto, ad diciamo, organizzare questa iniziativa a Reggio per insomma chiaramente parlare alla nostra gente, far capire qual è oggi il programma che deve necessariamente partire da Reggio, dalla Calabria. Vera e propria prova di forza, quella voluta e ottenuta da Francesco Cannizzaro. E anche una mezza investitura, o qualcosa di più, per una sua possibile candidatura alle prossime politiche. All'Auditorium Calipari di Palazzo Campanella si è presentato lo Stato Maggiore di Forza Italia, pronto a raccogliere l'iniziativa del consigliere regionale e assai soddisfatto per aver trovato una sala piena in ogni ordine di posto. «Questa è una sala che profuma di vittoria», ha detto Iole Santelli, riferendosi al ritrovato entusiasmo di un elettorato che sente la possibilità di tornare al governo del paese. In mezzo al popolo di Francesco, come lo ha definito il vice capogruppo alla Camera Roberto Occhiuto, anche tantissimi amministratori locali. La convention ha poi segnato anche la prima di Giovanni Bilardi in azzurro, dal responsabile nazionale del Dipartimento Medicina del Territorio. Questa è un'apertura di campagna elettorale per il partito, per Forza Italia. Noi faremo una grande campagna sul simbolo, perché vogliamo che Forza Italia sia il primo partito della coalizione di centrodestra in tutta Italia. Le candidature le decideremo dopo Natale, e chiaramente teniamo conto di chi ha un forte radicamento territoriale. Sicuramente Cannizzaro ha dimostrato di avere un forte radicamento, ma queste scelte riguardano il partito regionale, il partito nazionale. Forza Italia è diventato un centro e un polo di attrazione nel campo del centrodestra, e quindi attorno a noi consolideremo una maggioranza che vincerà le prossime elezioni. La scissione dell'Atomo, intendersi Alternativa Popolare, ha generato la possibilità anche per Maurizio Lupi di raggiungerci. Non so bene con quale gamba parteciperà a questa sperimentazione elettorale. Sicuramente Maurizio è sempre stato un uomo di centrodestra, quindi lo raccogliamo. Riccardo Tripepi per la CNews 24. Con Forza Italia sicuramente è un passaggio a cui allenavo da tanto tempo, e infatti da moltissimo tempo io mi ero già messo un po' da parte rispetto a quella situazione che si era creata con qualche altra lista, e ero all'opposizione di questo governo da tantissimo tempo, quindi il fatto che io oggi mi sia nuovamente ritrovato nelle vesti di responsabile nazionale della medicina del territorio di Forza Italia, questo mi riempie d'orgoglio, oltre che ad essere anche un pezzo dal punto di vista istituzionale come senatore della Repubblica Italiana. Liberi professionisti sempre più in difficoltà nella nostra regione e un'elusione fiscale sempre più accentuata. Nasce per questi motivi la proposta di legge regionale, norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale, proposta dal presidente della commissione di vigilanza Ennio Morrone e presentata alla cittadella regionale a Catanzaro. È una legge che dice sostanzialmente che prima di approvare i progetti di vari comuni, igiene civile, tutti gli enti interessati, i progetti o anche altre professioni, riguarda tutte le professioni, ci deve essere una quietanza del professionista, parliamo di progetti fatti ordinati da privato ovviamente, perché l'ente pubblico è ovvio, ci deve essere che il professionista rilasci una quietanza e sia legata agli atti. Se non c'è la quietanza legata agli atti, i procedimenti si bloccano. Questo garantisce il professionista, che è sempre più bistrattato, il libero professionista, e garantisce anche lo Stato, perché non si può fare l'evasione fiscale perché diventa pubblica la quietanza. La proposta, che si compone di 4 articoli, è condivisa anche dal presidente della terza commissione, Michele Mirabello. Si condivide soprattutto questa volontà di dare uno slancio, una tutela alle professioni, per cui ritengo che il Consiglio regionale rapidamente possa assumere questa iniziativa licenziando un testo di legge che può essere uno strumento utile alla crescita della nostra terra. Qual è il contesto in cui si inserisce questa proposta di legge? In questa regione spesso
pensiamo che l'unica forma di lavoro sia quello subordinato, che poi si traduce in cassa integrazione, mobilità in deroga, l'SULL+. In realtà c'è una quantità significativa di giovani professionisti che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e spesso accettano condizioni di sfruttamento peggiori di quelle del lavoro subordinato. Allora questo progetto di legge, che può essere ulteriormente migliorato e perfezionato dalle commissioni consigliari, serve per dire il lavoro si paga. Rossella Galati per la CNews 24. La serata in cattedrale a Cosenza è iniziata con il concerto gospel di Lisa Brown, artista calabrese dalla voce nera affiancata dal newyorkese Joel Polo, e proseguita poi con l'esibizione del piccolo coro del Teatro Vendano diretto dal maestro Maria Carmela Ranieri. Successivamente ha preso la parola Mario Occhiuto per il suo messaggio di augurio, in cui il sindaco ha lanciato l'idea della città della fiducia. È fondamentale adesso ricostituire questa catena della fiducia che secondo me non solo a Cosenza ma un po' dappertutto è venuta meno. Nessuno ha più fiducia negli altri, ci sono le imprese private che non hanno fiducia nella pubblica amministrazione, ci sono c'è il pubblico che non ha fiducia nel privato, ci sono i cittadini che non hanno fiducia né del privato né del pubblico. Un invito a recuperare i valori del Natale e della pace è stato rivolto dall'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè. La pace passa attraverso di noi, le nostre coscienze, il nostro impegno. Io devo dire che nella diocesi trovo tanta solidarietà, tanto volontariato, insieme anche a tante cose che bisognerebbe rivedere, riprendere, incentivare, però il bene lo si apprezza sempre poco, e in questi momenti, in queste festività, forse è quello che bisogna mettere in evidenza per incoraggiare anche chi non lo fa ad essere felice proprio facendo il bene. Salvatore Bruno per la CNews 24. Quale luogo migliore se non una biblioteca per scrivere una nuova pagina di storia? A Vibo Valentia un gruppo di giovani ha organizzato un incontro a Palazzo Santa Chiara, dove risiede il sistema bibliotecario vibonese. Politiche giovanili e crescita del territorio, idee e prospettive per le nuove generazioni. Questo è il tema attorno al quale i ragazzi si sono confrontati, lanciando proposte e richiamando l'attenzione dei rappresentanti istituzionali presenti. L'idea nasce senza dubbio dalla volontà di dimostrare e di creare aggregazione tra i giovani e appunto di dimostrare che i giovani vibonesi non stanno a casa ma sanno assumersi la responsabilità di costruire un dialogo, costruire un confronto, e nei casi anche che attraverso questa assemblea riusciremo ad esporre la responsabilità pure di amministrare determinati comuni o contribuire alla crescita di realtà universitarie e scolastiche. La volontà da parte loro non manca, ma per farcela hanno bisogno di ascolto e del giusto sostegno. Credo che la politica debba ascoltare i giovani, deve dare tanto spazio ai giovani, deve sentire le loro proposte, deve capire il loro disagio, perché se tanti giovani scelgono di non votare, se tanti giovani scelgono i movimenti di protesta, vuol dire che esprimono un qualcosa che va colto, che non va trascurato. Rosaria Giovannone per la CNews 24. Mirabili esempi di coerenza e di integrità morale, espressione della più alta coscienza civile, volta alla salvaguardia del patrimonio culturale per l'emancipazione sociale. Con questa motivazione il giornalista Raffaele Nicolo e il germanista Claudio Magris hanno ricevuto il premio Mario La Cava, intitolato allo scrittore bovalinese scomparso sul finire degli anni Ottanta. La cerimonia di consegna si è svolta a Bovalino, nel corso di una serata organizzata dal Caffè Letterario e dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maesano. Ospite d'onore Anna Melato, attrice e sorella d'arte. Questo scrittore calabrese aveva scritto un romanzo bellissimo, credo uno dei suoi primi anni 30-34, non so bene, che si chiamava Il matrimonio di Caterina. Il matrimonio di Caterina fu scelto da Comencini per portarlo in Rai rispetto ad altri romanzi che diventarono una serie di film per la televisione. Io venni scelta da Comencini, feci questo film molto bello, molto romantico, e poi conobbi Mario, che era una persona
molto acuta, molto, molto timida anche, ma aveva un'espressione negli occhi assolutamente vivacissima, e lo conobbi però a un premio, era San Vincent, e lui rimase molto male perché si era affezionato alla mia figura, nel senso di Caterina, perché aveva visto il film e la mia interpretazione gli era piaciuta molto. Siccome io arrivai a San Vincent con i capelli arancioni tagliati, posati, truccati, disse: ma dov'è la mia Caterina? Ho detto: purtroppo sto facendo un altro film. Però insomma, questa è la battuta che ricordo più semplicemente. Però è una persona straordinaria, a dire poco, quindi bellissimo rapporto. Ilario Balì per la CNews 24. Ex figure pubbliche che vengono per salutarlo, cittadini che investono sulla fiducia, cariche istituzionali e forze dell'ordine che l'aspettano in prima fila. Franco Musolini, il servitore dello Stato diventato scrittore, ha fatto il pieno anche a Polistena. Il dovere di omaggiarlo e la curiosità di leggerlo si sono intrecciati nella presentazione dei due romanzi dell'attuale presidente della Corte dei Conti calabrese. Un incontro per conoscere meglio il prefetto di Penna che, parlando dei libri Operazione Acqua di Felce ed Acqua sotto i ponti, ha raccontato la sua calabresità vissuta tanto nel palazzo quanto nei suoi paesini di oggi e di ieri. Ci sono le ambientazioni che sono un po' divise tra il mio paese di origine e quello di mia madre, c'è un po' il percorso professionale, c'è la vita dentro. Non una nostalgia immobile quella che arma la penna di Musolino, che sta lavorando a completare il trittico. È stato il presidente dell'associazione Malafioti, Piero Culleri, a spiegare infatti che l'origine dell'evento culturale si radica in una conoscenza diretta dell'ex prefetto di Reggio, Genova e Napoli, che lui ha avuto solo tramite Facebook. A testimoniare una modernità comunicativa e una vena narrativa che lo scrittore investe oggi con meno filtri. Scoperta negli ultimi 15 anni e non coltivata subito per via dell'incarico che avevo prima, che quindi mi costringeva in qualche modo a stare un po' più riservato. Nella conversazione col sindaco Michele Tripodi e Giulio Ieraci, enfasi anche sui trucchi narrativi per attrarre i lettori. L'omicidio è comunque il mistero per antonomasia. Tanto da longevo uomo delle istituzioni quanto da scrittore neofita, il monito di Musolino va però al cuore di un dovere universale. Che sono fenomeni gravissimi, ma che possono essere vinti. Se invece ci si limita a raccontare il fatto di sangue, enfatizziamo nello stesso momento anche la loro presa, la loro capacità di far paura sulla gente. Agostino Pantano per la CNews 24. Il Catanzaro Calcio, che è una squadra completamente rinnovata sia a livello di dirigenza che di proprietà che di parco calciatori, è completamente estranea a fatti risalenti al campionato precedente. Catanzaro, il nuovo Catanzaro, non c'entra assolutamente nulla, ma io penso che la gravità della sanzione imporrebbe sicuramente una gravità del quadro probatorio che viene offerto a sostegno delle richieste della Procura federale. Non dimenticherà il Tribunale sicuramente che tutta questa storia di questa presunta combine vive all'interno delle parole riferite da Cosentino, ex presidente del Catanzaro, nell'ambito di intercettazioni telefoniche con la figlia o con la moglie, che esprime lo stesso Cosentino grande amarezza per il risultato, ma c'è anche da considerare che la Combin, così come è ipotizzata dalla Procura federale, non ha ragion d'essere. Mi pare un ragionamento totalmente assurdo. Basta considerare che il Catanzaro era terzultimo in classifiche e l'Avellino era primo. Assume la Procura federale che l'Avellino avrebbe proposto al Catanzaro un pareggio. Beh, mi pare un fatto incredibile che l'Avellino, che in quella partita si giocava l'accesso diretto alla serie superiore, abbia potuto proporre al Catanzaro, che ripeto era terzultima in classifica, un pareggio quando aveva ottime probabilità, come poi in effetti è accaduto, di vincere la partita anche molto agevolmente. Se fosse stato il Catanzaro a chiedere il pareggio per la salvezza, avrebbe avuto un senso. Così come prospettata invece dalla Procura federale, mi pare che la storia non sia assolutamente plausibile, non dico credibile, ma neanche plausibile.
visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La CNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20.30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.